sopra, perché bene o male, se io ho vitale della scuola, e proprio su questo noi abbiamo primo. Se già l'avete preso. Francesco Verdillo di Catania, voto 96, anzi 104 quest'anno. Però non voglio parlare di questo. Come dire? Dopo un convegno molto partecipato sulla cattiva scuola di Renzi, all'interno della quale cattiva scuola di Renzi mancano molte cose, la prima cosa che manca e che noi abbiamo segnalato e che siamo qui a segnalare al Ministero è la mancanza assoluta di riferimenti al cuore pulsante della scuola, cioè alle biblioteche scolastiche. Noi sappiamo che c'è anche un progetto di legge in discussione al Parlamento che parla della promozione del libro e dell'importanza e della centralità delle biblioteche nelle scuole. Bene, nella nuova riforma di Renzi e del governo Renzi non c'è nulla che parta e parli della questione culturale della scuola. C'è molto fumo, pochissimo arrosto, anzi di arrosto non ce n'è per nulla, se non semplicemente parole che ci dicono che saranno immessi in ruolo 150.000 precari, che intanto è un numero, diciamo, assolutamente relativo, perché non è nient'altro che il recupero del turnover che dovrebbe esserci se mandano per esempio in pensione i cosiddetti quota 96, che pure sono con noi oggi. E lo fanno a dispetto naturalmente di qualunque chiaro elemento procedurale, perché si parla delle immissioni in ruolo, ma Renzi non è andato a riferire in Parlamento né al Consiglio dei Ministri a farsi sottoscrivere comunque dal Tesoro l'accettazione di questo progetto delle immissioni in ruolo dei 150.000. Ma come abbiamo detto stamattina, 150.000 sono peraltro soltanto l'apice di una graduatoria ad esaurimento che prevede come insegnanti annuali con chiamata del provveditorato 150.000 persone, ma ce ne sono altrettante che dovrebbero essere buttate fuori dalla scuola, e noi comunque aspettiamo il 15 ottobre per sapere se questa, che è solo una butade fino ad oggi, perché a questo non corrisponde nessun finanziamento, sia vero o meno, perché comunque il prospetto economico e la cosiddetta ex legge finanziaria deve comunque essere approvata entro il 15 ottobre, ma per il resto manca tutto quello di cui noi stiamo parlando, essere invece elemento centrale di qualunque scuola. Siamo qui dunque con i docenti utilizzati in altri compiti, ovvero i cosiddetti inidonei o idonei ad altri compiti, quei docenti che si volevano traghettare coattivamente all'interno dei profili amministrativi e tecnici del personale delle scuole, che siamo riusciti a bloccare come manovra, come deportazione, e oggi qui con noi ci sono anche i colleghi amministrativi e tecnici che sono riusciti ad entrare in ruolo grazie ad una battaglia fatta insieme. Ci sono, e adesso devo andare in delegazione quindi lascio a qualcun altro, ci sono qui i colleghi precari del sostegno, ci sono qui i colleghi di quota 96 che adesso si apprestano ad entrare in delegazione per parlare con i funzionari del Ministero, ognuno per la propria parte, e mentre vi lascio qui noi discuteremo intanto oggi per mettere in chiaro come prima bozza ciò che manca nel documento Renzi, senza aspettare i fantomatici contatti telematici che nessuno gestisce e nessuno controlla. Noi sappiamo che oggi saremo lì dentro a dire tutto ciò che manca alla scuola, e non è poco. La buona scuola di Renzi continua a vendere fumo e di cattivissima qualità a 1 milione di addetti che devono diventare molti meno, secondo l'OCSE, secondo gli organismi internazionali. I tagli della buona scuola di Renzi sono la terza fascia, una parte della seconda fascia, e
20.000 insegnanti di sostegno che ha ereditato dalla carrozza del 9 settembre 2013. Gente che ha lavorato per anni mantenendo in piedi la baracca e che adesso, come va a regime, se andrà a regime, perché molte delle battute, delle buttate che lui scrive sulla buona scuola nelle 136 pagine non vedranno mai la luce. Vedrà la luce solamente l'aumento di carico di lavoro, la burocratizzazione del lavoro docente, il fatto che la scuola pubblica debba diventare la scuola delle classi meno abbienti. Se voi leggete i curricula dei figli della casta, vedrete dove vanno a scuola. Dai 14-15 anni i figli del 27% dei ministri studiano all'estero, vanno a studiare in Inghilterra, nei college negli Stati Uniti. I nostri figli dovranno andare, o i nostri nipoti per quota 96, dovranno andare nella scuola pubblica dequalificata, nella scuola pubblica privata di ogni mezzo, perché bene o male è una partita di giro. Loro, con i risparmi che faranno degli aumenti dati al 66%, pagano gli aumenti, ed è questo che lo vogliono fare, una partita di giro. Intanto il contratto non è bloccato dal 2009 al 2014, ma secondo Renzi è già bloccato fino al 2018, quando dovrebbe arrivare il primo scatto di merito. E questo, oltre ai precari che per 9 anni sono a stipendio zero, cioè a paga base, eccetera, eccetera, eccetera. Con questi risparmi, che sono circa 1 miliardo, il taglio della fascia, della terza fascia, che sono 800 milioni di supplenze brevi, ecco trovato il 1,5 miliardi per assumere i 148.100 precari, per stabilizzare, non assumere, stabilizzare, perché poi faranno lavoro precario lo stesso, salteranno da una scuola all'altra, copriranno i buchi dei vecchietti lasciati a crepare in classe, e così vogliono vedere di destabilizzare fino in fondo la scuola pubblica. Per quanto riguarda gli inidonei, io credo che si debba immediatamente bloccare l'ulteriore passo della deportazione ad altro ministero, con l'apertura delle biblioteche. Ma l'importante sarebbe, e non forse non ci riusciremo, non voglio essere pessimista, ma forse non ci riusciremo, non ottenere un'ulteriore dilazione come abbiamo ottenuto sulla deportazione nei ruoli ATA, ma ottenere un qualcosa di scritto, un qualcosa che blocchi il loro trasferimento, ma non lo otterremo. La loro tattica è quella di galleggiare, si sa, gli stronzi galleggiano, e cercheranno di galleggiare fino al 2018. Dopo non lo so che fine farà questo paese, perché la situazione si avvicina molto a quella greca, e quindi vedremo quello che riusciamo a fare. Noi abbiamo da dare delle prime risposte. Secondo me, per quota 96 dovremmo il 10 tornare a Roma. Il 10 ottobre, con lo sciopero generale, quota 96 deve rifare manifestazioni nazionali. Discutiamone insieme, discutiamone nei blog. Abbiamo 10 giorni di tempo, ma secondo me lavorare sul locale deve prendere un tempo successivo. Andare a braccare lor signori dovunque mettano la faccia, e se beccano qualche uovo marcio non gli fa certo male, imparano come ha fatto il ministro Lupi dai senza casa, si è beccato qualche uovo, capita andare a mettere il muso da qualche parte. Io il muso ce lo metto da quest'anno 10 volte, 8 volte a Roma, una volta a Bologna, una volta a parlare con il migliorista Morando a Cascine di Buti. Non venni qui a Roma per andare a parlare con lui a Cascine di Buti, per sentirmi dire che noi quota 96 avevamo stipendio e lavoro. Ma lo stipendio e il lavoro noi lo abbiamo, ma non lo hanno i precari se noi rimaniamo a scuola. E se non fanno un turnover sarà impossibile portare avanti questa baracca che viaggia
attraverso il nostro volontariato, di noi poveri stronzi che diciamo, io no, ma che dicono sì al preside padrone. Ed è questo, dobbiamo cominciare a dire no, a votare ancora con i residui del contratto tutto quanto possiamo votare nei collegi docenti, magari perdendo, come capita a me spesso, in collegio docenti con 3-4 voti di scarto e gente che mi ha votato come RSU che vota con il dirigente, ma io ci devo vivere qui. Cominciamo a sputtanare i colleghi e cominciamo a essere sempre più antagonisti con questa gente. O la lotta la intensifichiamo noi o siamo sconfitti. Ma frustrante, frustrante è solamente il fatto che le lotte non abbiano sbocco. Gli sbocchi alle lotte le dobbiamo trovare. È chiaro che a scuola noi da soli, quota 96, inidonei, ITP, siamo una piccola parte, i precari. I precari sono riusciti nell'arco di da Fioroni, quindi 2008, 2006, 2007, a triturarli in 50.000 rivoli. Abbiamo quelli delle GAE, abbiamo i TFA, avevamo i SIS, avevamo i PAS adesso, i vincitori di concorso senza cattedra, e sono tutti frazionati. Uno dice no, devo andare prima io, devo entrare prima io in ruolo. La parola d'ordine che i COVAS portano avanti ormai da anni è una e una sola: tutti precari assunti su tutti i posti disponibili. Vogliono l'organico funzionale? Che caccino i sordi. Ma gli sordi, vedete anche voi, nella buona scuola, mi sembra pagina 52, c'è il bring your own device. I'm sorry but my English is just a little better than the Renzian one. No, io parlo leggermente meglio, il mio inglese è un po' meglio, anche se faccio l'insegnante di zompi, l'inglese lo parlo abbastanza bene. Il problema è un altro: devono portare il loro computer da casa, non si va più con le LIM. Se voi leggete nella buona scuola renziana, portatevi il computer da casa, poi metteranno le wifi, per cui ci sarà il prese e dirà ora si accende la wifi, ora si spenge, perché bene o male si accende un access point, si connettono tutti quelli che si possono connettere intorno e non solo la classe che può usare la rete. Cioè, questi non capiscono che cosa sia. Sì, la chiave è dentro la wifi, sì, nell'aria, nelle onde a 2004, che sono le stesse onde del forno a microonde, ricordatevelo, le onde a 2004. Quindi, nella buona scuola non c'è nulla se non un altro taglio, un altro aggravamento delle condizioni di lavoro. È il solito discorso di mascherare i tagli con riforme. La Moratti ha fatto la riforma, la Gelmini ha fatto la riforma, 10 miliardi di tagli in due ministeri, Moratti Gelmini, Fioroni ha fatto le GAE, graduatorie di esaurimento, e poi ha assoggettato l'assunzione di ogni nuovo insegnante al MEF, per cui se non c'è la delibera del MEF non si sostituiscono gli insegnanti. La carrozza, 9 settembre del 2013, la scuola riparte, stabilizzazione dei precari sul sostegno, 90.000 assunti. E quanti sono gli assunti sul sostegno? 67.000 in tutta Italia. Portarli a 90.000 cosa vuol dire? Stabilizzarne 23.000. E cosa vuol dire? Nell'anno 2012 lavoravano 110.000 insegnanti sul sostegno con le deroghe. La legge, la conversione del decreto legge La scuola riparte parla massimo di 10.000 deroghe a regime. Cosa vuol dire? Che se per caso c'è un anno in cui la terra dei fuochi o qualche altra discarica della mafia
o qualche altra zona nociva crea più bambini handicappati, cosa abbiamo? Allora prenderemo qualche deroga in più su quando arriveranno a scuola questi bambini. Ma cosa sono i BES? Cosa sono tutte queste nuove sigle che aumentano il carico di lavoro a scuola? Sono semplicemente un tentativo di togliere il sostegno, di coinvolgere il consiglio di classe nelle classi dove ci sono 1, 2, 3 bambini portatori di handicap. Classi di 30, io ho una classe di 28 che ho fatto spostare dalla loro classe normale chiamando i vigili del fuoco 3 giorni, venerdì scorso. Non c'era il cubaggio sufficiente, ho chiamato i vigili del fuoco, la preside mi ha fatto un cazziatone e poi li ha spostati nel laboratorio di educazione artistica. Artistica ora lo fanno solamente le classi sotto 25 di numero, nella classe dove c'era la terza C, che sono 28, e loro sono stati trasferiti nel laboratorio di artistica. Ci sono 2 bambini handicappati, 5 a 1 di lingua, 5 a 1 di lingua, 4 cinesi e un pakistano. Queste sono le classi di oggi. Le scuole di frontiera prenderanno, rispetto all'anno scorso, il 42% del MOF dell'anno scorso, le scuole che hanno forte immigrazione o disagio. Educazione fisica, l'anno scorso c'erano 30 milioni, quest'anno 14 milioni e 800 mila. Cioè il MOF dall'anno scorso è dimezzato. Eppure voi troverete ancora colleghi che leccano il culo ai presidi, al preside padrone. Li troverete. E come facciamo a combatterli se non riusciamo a coinvolgere i nostri colleghi, partendo da quelli del 53, del 54, del 55, che devono andare in pensione a 67 anni e 9 mesi? Questi sono i problemi. Però non riusciamo a allearci e a trovare gli obiettivi praticabili insieme. Questi sono i problemi oggi. È l'unica unità che ci può essere. Aspetta. No, ho detto, ma quello stronzo di Prato ha detto dove? Sono qua! Ah, non ti avevo visto! Non si direbbe, ma sono cosa 96. Ma tanto mi arriva quella 110, qual è? Decidiamo di deve andare. No, no, sono...
sono i talebani. Cioè, sono loro. Ma lei era morto per te, ma che cazzo aveva detto?